Ex Fiction nel corso della 52esima edizione del Festival dei Due Mondi. Accanto a me l'autore Raul Gabriel. A tra poco, sigla. Fiction, questo è il titolo della mostra di cui lei è autore. Di che cosa si tratta e da che cosa viene questo titolo? Ex Fiction nasce come un pensiero sulla indeterminatezza dell'interpretazione delle situazioni. Ex Fiction nasce come un pensiero sulla possibilità della trasformazione della realtà banale nella visione. Più che la trasformazione, in realtà, quello che Ex Fiction vuole comunicare è che la banalità risuona della magia della visione se ci sono gli occhi e lo spirito per poter decodificare. Abbiamo sentito la spiegazione dell'autore, ma adesso andiamo anche a vederci le immagini registrate proprio nel corso dell'inaugurazione. Di nuovo in studio con Raul Gabriel. Una spiegazione ancora più dettagliata di questo allestimento audiovisivo. Da che cosa le è venuta l'ispirazione di questa sagoma? Dunque, l'ispirazione nasce da una molteplicità di fattori. Comunque, diciamo che questo era un tentativo di riassumere un po' quella che si chiama storia della salvezza, quelle che sono le Bibbie, sia che uno ci creda o che non ci creda, comunque della questione culturale, Bibbia, Nuovo e Vecchio Testamento, in un unico gesto. E ho pensato che questo gesto poteva essere l'abbraccio. Quindi Ex Fiction è diventato l'abbraccio dell'uomo della strada verso la storia. E lì dentro ho pensato di racchiudere tutto il significato. Lei vive tra Milano, Londra, tra l'altro è italo-argentino. Questo allestimento, ora è qui a Spoleto, ma lo sarà o lo è stato anche in altre città nel mondo? Sì, beh, questo diciamo che qui a Spoleto comincia ufficialmente una strada, in realtà come tutte le avanguardie, perché Ex Fiction è una sfida al modo di pensare contemporaneo, fatto di racconto, fatto di tecnologia. Ex Fiction è esattamente tutto quello che uno non si aspetta quando va a vedere un'opera video oggi. Ex Fiction inizia il suo percorso qui, contemporaneamente anche al Museo Ambrosiano a Milano, però sicuramente per diciamo avvelenare tutto il mondo. Si ringrazia la Spoleto Credito e Servizi per la fattiva collaborazione.
una location particolare, quella della chiesa di San Simone, una chiesa sconsacrata. Cosa ne pensa di questo luogo? Beh, San Simone, se dovessi riassumerlo, penso che... Io so che Monsignor Ravasi farà Apocalipsis in Piazza Duomo. Io penso che San Simone è già l'Apocalisse sulla Terra. È già la devastazione, è già l'attraversamento, la penetrazione, la violenza dei posti, degli eserciti, di tutto quello che ha violentato la storia, senza intaccare la potenza di questa storia. San Simone è l'Apocalisse sulla Terra. Ed è, stranamente, non nel centro di Londra, ma sulle colline umbre. E questo è un mistero. Non so se lei ha avuto modo di visitare anche Campello sul Clitunno. Comunque c'è stata una prima, quella del regista Alleva, si tratta di In alto mare, noi ci siamo stati, ci spostiamo allora a Campello sul Clitunno. Grazie a Raul Gabriel per essere stato con noi, noi ci ritroviamo ovviamente domani, ore 22, Umbria TV e canale Sky 943 e poi in replica, dopo la mezzanotte alle 14.15 del giorno dopo, Spoleto Festival Corner. Thank you.